amici del mio viaggio del mondo, oggi vi portiamo su una nuova attrazione che ha aperto il 9 aprile del 2024 qui a Napoli, famosissima, che ultimamente se ne parla molto qui a Napoli. Pare che cosa? La terrazza con uno dei panorami più belli del mondo. Andiamo! Andiamo e ci guardate quanta gente c'è oggi per andare sul Monte Egna, la nuova terrazza. Questo è il biglietto, abbiamo pagato 1,30€ per salire e 1,30€ per scendere. Siamo quasi, amici, ci siamo quasi. Entriamo, ecco, siamo arrivati, ecco qua, ecco la famosa terrazza, bellissimo, bellissima, Vale? Guardate quanto è bella, tutta nuova, eccola. Diciamo per i più sportivi è possibile scendere anche a piedi perché ci sono proprio le rampe. Guardate che spettacolo. Ecco. Monte Ghia è uno spuntone roccioso in tufo giallo. Ecco, come potete vedere il tufo giallo. È possibile anche riposarsi, godersi la giornata, mangiare qualcosa. Ecco, tutti quanti sono sdraiati. Oggi tra l'altro è una bellissima giornata di sole qui a Napoli. Non vi preoccupate perché l'ascensore è abbastanza veloce, quindi se avete paura, tranquilli, subito vi porta sopra. Guardate che bello alle spalle, si vede tutto il mare. Ci troviamo a 60 metri di altezza e questa terrazza è stata costruita circa 18 anni. Ne vale la pena venire qui a Napoli e visitare questa terrazza perché è spettacolare. Oltretutto potete vedere il golfo di Napoli, eccolo qua, con il Vesuvio alle spalle, è qualcosa di spettacolare. Potete vedere dietro alle spalle del Castello dell'Ovo c'è Capri, eccolo là. Con solo 1,30€ salite con l'ascensore e vi potete godere questo magnifico panorama. Questa meravigliosa terrazza si trova nella zona di Pizzo Falcone. Un nostro amico Alberto che ci spiegherà un pochettino la storia. Dicci un po' questa storia. Allora, ci troviamo sul Monte Egna, praticamente okay. La zona di Pizzo Falcone, è in pratica dove è nata Napoli. Quella è la caserma Nino Bixio. Dove sì. Comunque viene girata la questa qui? Sì, dei bastardi di Pizzo Falcone. Famosissima. Sì, molto bella. E una montagna, esatto. Un piccolo monte, questo perciò si chiama Monte Egna. Alberto, stavi dicendo che qui c'era una villa, una sì. Villa di un generale romano, sì, vicino a Lucullo. Ok. Ma hai sentito dire un pranzo luculliano? Era solito di solito organizzare esatto. Delle grandi feste, dei grandi banchetti. Ok. Una probabilmente si dice che questa villa arrivava fino al Maschiangioino. Quindi fino a giù. Avanti, fino al Maschiangioino. Ok. Se una delle vedute diciamo che tu consigli. Uno degli scorci più belli proprio di Napoli questi. Queste sono le rampe che ti dicevo prima che portano a Via Chiatamone laggiù. Ok. Ecco, questa è la Villa Ebe. Amici, vi abbiamo raccontato tutte queste meravigliose storie di questo meraviglioso posto e come arrivarci. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!